Buongiorno ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi l'unboxing di una telecamera di sicurezza che proviene da Banggood, che ringrazio, ma passiamo subito ad aprirla. Ho deciso di farmela inviare da Banggood poiché una telecamera di sicurezza secondo me oggigiorno ci deve essere, dato che si interfaccia all'ecosistema di Xiaomi con Mi Home. È comoda perché uno può chiaramente registrare su SD tutti i filmati, due ha un riconoscimento de delle persone, delle figure in movimento, e tre si può monitorare la telecamera anche da fuori casa. Questa telecamera è resistente all'acqua, quindi è anche da esterno, ma andiamo a scoprirla meglio nel dettaglio. Qua abbiamo una scritta in cinese. Ecco qua, questa è la basetta, come potete vedere, con delle istruzioni che non leggerò perché non so il cinese. Comunque, allora, diciamo che toglierla subito. È la basetta in cui qua vi è la porta Ethernet che si può collegare al nostro router, l'alimentatore, quindi un micro USB e la scheda SD per registrare i video direttamente qui. È un hub e quindi questo si va a interfacciare con la telecamera. Possiamo scegliere, appunto, come ho detto prima, se utilizzare il cavo Ethernet, se vogliamo posizionare la nostra telecamera vicino al nostro router, quindi per avere meno banda satura col wireless, col wifi, oppure appunto utilizzare il normalissimo wifi. Poi abbiamo la telecamera vera e propria. Molto molto bella, è un oggetto anche di stile se possiamo così dire. Guardate che bella. Cosa abbiamo? Adesso vi spiego un po' la dotazione di questa telecamera. Allora, qua vi è il microfono con l'allarme, la presa vite per appunto attaccarla al muro. Sotto abbiamo il tasto di accensione, spegnimento e il micro cavo USB, dato che questa è dotata di batteria interna. Qui davanti abbiamo il sensore infrarossi, qua il microfono, la telecamera principale e la telecamera infrarossi. Bene, passiamo che cosa? A questo pezzo va sul muro, mentre questo va sulla telecamera e come potete vedere si può orientare un po' duro in qualsiasi direzione per sfruttare al massimo la visuale della telecamera di 120 gradi. Sempre un altro manuale in cinese di come fare per configurarla. Poi un cavo Ethernet che non mi servirà. Poi l'adesivo, perché questa qua si può con questo attaccarla qua con l'adesivo e fissarla al muro senza fare buchi, però questo lo vedrò in seguito. Ed ecco l'altro pezzo, quello che effettivamente va ad attaccarsi al muro con i Fisher e le viti. Poi l'alimentatore, dovremmo usare un adattatore. E poi il cavetto USB, quello che proprio andrà attaccato alla nostra telecamera. E dall'altra parte andrà collegato all'alimentatore. Anche qua mi sembra un cavo bello lungo. Andiamo a vedere. Sì, è proprio così. È veramente lungo. Perfetto, e direi che non troviamo più nient'altro in confezione. Bene, io configuro il tutto e noi ci vediamo dopo. Basta scaricare l'applicazione Xiaomi Home e dovrebbe comparire già la notifica se abbiamo, vi faccio vedere, collegato la nostra basetta alla porta USB e chiaramente collegato la telecamera all'alimentazione. L'ho messa lì a caso, infatti c'è il cuscino onde evitare che cada. La procedura guidata è semplice, basta aggiungere un dispositivo, dovrebbe essere scritto qua dispositivo disponibile nelle vicinanze, dovrebbe già averla trovata. E per la configurazione è molto semplice, dato che ci spiegherà passaggio per passaggio cosa fare. È semplicissimo, ripeto, si connetterà con il vostro wifi, ma sfrutterà già quello presente qui dentro, quindi non dovremo rimettere la password né niente. Una volta fatto ciò, dovremo tenere premuto questo pulsante per 5 secondi e dovrà lampeggiare questo LED che adesso è rosso dato che si è già connessa. Una volta fatto ciò, avremo la nostra telecamera. Io ho lasciato il nome comune, l'ho solo chiamata Mouse 2. Qua è il monitoring perché io ho già messo le notifiche che quando rilevo un movimento mi invia una notifica sul telefono. Come potete vedere qua alle 4 e mezza, cioè
minuto fa ha rilevato un movimento. Possiamo andare a vedere l'immagine. Anzi, possiamo sia registrare immagini che fare delle foto. E vedete qua che ha rilevato me che mi stavo muovendo. Perfetto. Qua rileva dalle 11 del mattino fino alle 21 di sera. Possiamo modificare comunque se rilevare solo le persone, quindi solo umani, se possiamo così dire, o se rilevare proprio qualsiasi movimento. Qua sotto abbiamo la live e quindi, come potete immaginare e capire, ecco qua sono in live, alzo la mano. C'è un piccolo minimo ritardo, però è normale, c'è un ritardo di 0,2 secondi, neanche per dire. Poi vi faccio vedere tutte le funzioni qua che ci sono. Allora, questa qua, una delle più importanti, è tenere premuto e possiamo parlare. E non so se sentite, ragazzi, ma possiamo. Viene sfruttato l'audio della telecamera. Metti caso che ci sono dei ladri, possiamo, non so, spaventarli o farle desistere da quello che stanno cercando di fare. Scattare delle foto. Qui è se registrare l'audio o no. Registrare video. Full screen la telecamera, quindi possiamo fare così. Perfetto. Ci verrà data l'ora, il giorno. Fluente, possiamo scegliere se non avere ritardo, però perdere qualità, oppure veloce. Quindi bassissima qualità ma super fluida, oppure in HD, massima qualità, ma se non abbiamo una connessione potente un po' di lag ci sarà. Ok? Andiamo a vedere nelle impostazioni cosa si può fare. Allora, playback, qua verranno, ok, qua vi verranno registrati tutti gli orari e anche della rilevazione del movimento. Possiamo andare a vedere per esempio qua, quando ho rilevato il mio movimento, la data, l'ora. Infatti, se andiamo a vedere alle 5 non ci sarà niente e neanche nei vari orari perché l'ho appena sconfigurata. Poi torniamo indietro, andiamo a vedere qua c'è la galleria delle clip che ho fatto. Adesso vi spiego perché sono in bianco e nero. Qua una delle cose più importanti, ovvero la modalità notte. Adesso ve la faccio vedere subito. Alexa, spegni la luce. Ed eccola qua, la modalità notte. La mia camera è completamente buia, c'è pochissima, ma proprio pochissima luce. E comunque sia, possiamo vedere qua che si vede molto, ma molto, ma molto bene. Anche qua c'è un piccolo ritardo, ma le immagini vi assicuro che sono veramente di qualità. Poi il monitoring. Quello che vi dicevo prima, ovvero per rilevare se ci sono persone, se inviare una notifica, un messaggio, se farlo tutto il giorno, se farlo di notte, se farlo a intervalli di un minuto. Poi andiamo qua c'è la percentuale della batteria, il nome e qua gli aggiornamenti se ci sono per la telecamera e anche per il software. Bene ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto e con le immagini di questa telecamera di sicurezza non posso far altro che ringraziarvi per la visualizzazione. Mi raccomando, vi chiedo di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi al mio canale. Il link di questa telecamera lo troverete qui sotto in descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale. Ciao ciao!